Nasce come un'esposizione di operatori, serve a supporto soprattutto degli operatori dell'agroalimentare, piccoli operatori operatori vivaistici del territorio e del territorio anche dei territori che hanno voluto aderire, diciamo, alla manifestazione. Credo che il successo della manifestazione sia sotto gli occhi di tutti. Abbiamo avuto una partecipazione notevole nella prima serata. La serata odierna sembra altrettanto promettente. Cultivar giunge alla quarta edizione, noi per il secondo anno siamo coorganizzatori insieme all'Associazione Culturale Cultivar Eventi. Quest'anno è tornata particolarmente ricca di contenuti perché abbiamo non soltanto un angolo cooking show particolarmente arricchito da presenze di chef nazionali ed internazionali. Stasera c'è la cuoca Valentina De Palma che prepara per noi un menù tutto a base di capocollo. C'è anche un interessantissimo angolo parlante che è l'angolo dedicato all'approfondimento tematico. Ora è in corso un seminario su cibo e letteratura. Quest'anno, dimenticavo di dire, cultivare donna perché la biodiversità è donna e quindi abbiamo cercato di enfatizzare il ruolo della donna nel settore della biodiversità a 360 gradi, quindi lo gastronomico e anche a livello artigianale. La presenza di tanti GAL perché non solo siamo qui per promuovere insieme i nostri territori, ma soprattutto diamo il via ad un progetto di cooperazione della misura 421 APSR regionale. Il progetto è l'APIS, Local Art and Food, e si concentra sull'artigianato locale, considerandolo come un valore aggiunto per l'offerta del turismo locale. Siamo qua insieme a GAL Sud-Est Varese, Terre di Murgia, Trulli e Barsento, GAL Valle d'Itria e il capofila GAL Delta Po che viene da Rovigo per dare l'avvio alle attività. L'obiettivo di questa manifestazione, di questo evento, è la biodiversità. Il cultivar richiama proprio la ricerca, la tutela e la promozione di quelle piante che fanno parte della macchia mediterranea, non solo, e che caratterizzano un po' tutta la Puglia rurale. Ed infatti sono presenti tutta una serie di vivai, non ultimo il vivaio del Corpo Forestale dello Stato, che vengono a promuovere le diverse tipologie di piantine, di spezie e anche intervento nell'angolo parlante. Il progetto LAPIS coinvolge sostanzialmente le aree tematiche dell'artigianato tipico locale, in specie quello della pietra, della lavorazione della ceramica, dell'argilla, siccome il nostro territorio è la Murgia, dal latino murex, pietra spigolosa. Ovviamente siamo stati entusiasti di condividere questo progetto con gli amici del GAL Delta Po, questo progetto Pietra Acqua, qui visto che il Delta Po si trova alle foci appunto del fiume Po, e di condividere anche con gli altri GAL della Puglia che comunque hanno le caratteristiche afferenti alla pietra, come i muretti a secco, la murgia del sud-est, come quello della Valle d'Itria, e quindi bene o male è stato veramente fisiologico metterci insieme a Barsento e al GAL Valle d'Itria. È stato bellissimo, una testimonianza di un operatore ha detto: meno male che in questo periodo c'era il GAL, perché mi immagino queste attività e anche collaterali e complementari come lavoro, come opportunità di lavoro, se non c'erano i GAL. Questo non significa che siamo la soluzione al problema della crisi economica, però comunque il nostro contributo serve nel piccolo come tassello del mosaico in una visione di insieme di crescita e sviluppo.